La Spagna, ma anche il deve dire addio ad una delle protagoniste di una soap opera che ha intrattenuto migliaia di donne e non solo. Parliamo di una vita. È qui che una grande attrice, dopo ben 1359 capitoli alle spalle, ha detto che è ora di fare altro. Amparo Fernández, per tutti conosciuta come Susana Ruiz, ha scelto di salutare la sarta. Le anticipazioni spagnole rivelano che la Ruiz ritrova l'amore con Armando. Dopo un bacio romantico nel centro del quartiere, l'uomo proporrà alla sarta di andare a vivere insieme a New York. Ma cosa succederà? La sarta lascerà Acacias e tutti i suoi amici. Un addio inaspettato, visto che si tratta di un volto da sempre molto presente nella trama. A parlarne oggi ci pensa la stessa attrice, in una nuova intervista su Disminutos. Quando approdò nel cast della nota soap opera spagnola, nel 2015, la Fernández era nonna di due gemelli. Cinque anni dopo e con più di 1300 capitoli alle spalle, ha ben tre nipoti ed è desiderosa di vivere nuove sfide professionali. Considerazioni personali per l'attrice che sente che sta invecchiando e vuole, pertanto, approfittare del suo tempo per realizzare altri progetti. Con grande dolore si ritrova così a dire addio alla sarta di Acacias 38. L'attrice fa sapere che porterà la soap sempre nel suo cuore, in quanto le ha dato molto. Ma ora le hanno offerto di prendere parte allo spettacolo Shadow and Reality, nel Teatro Spagnolo di Madrid, e ha scelto di accettare. La sua è stata una decisione difficile, soprattutto perché gli ritrova a lasciare tutti i suoi colleghi e, in particolare, Sandra Marchena, Rosina, con cui ha stretto un legame molto forte. Per via del Covid non hanno potuto organizzare una festa per il suo addio alla soap, ma le hanno riservato una bellissima sorpresa sul set Anita del Rey, Trini, Ines Aldea, Celia e Cristina Plazas, Maria Luisa. Con sé, la Fernández ha scelto di portare le forbici che Susana utilizzava per tagliare i vestiti, ma soprattutto i momenti che non potrà mai dimenticare. La donna non ha avuto il tempo di realizzare il fatto che non fa più parte della serie. In questi anni ha sentito la mancanza della sua famiglia. Una parte vive a Mallorca e un'altra a Valencia, dove lei è nata nel 1961. Al momento, però, continuerà a vivere a Madrid, per continuare a portare avanti i suoi progetti professionali. Nonostante ciò, cercherà di trascorrere più tempo con la sua famiglia e di godersi le sue due passioni, leggere e ballare. Ti potrebbe anche interessare.